Siano lodati Gesù e Maria. Allora, piccoli e grandi, siamo alla quarta domenica di Pasqua. Vediamo chi di voi è tanto bravo, forse i grandi qualcuno lo sa, ma tra i piccoli qualcuno sa come si chiama questa quarta domenica di Pasqua? C'ha un nome un po' particolare, no? La seconda è la festa della Divina Misericordia, o la Domenica in Abis. Questa come si chiama? La domenica del... No, ci manca ancora un po' all'Ascensione. Ce ne mancano ancora tre di domeniche, 40 giorni dopo Pasqua. Però, già che ti ricordi l'Ascensione, è una bella cosa. Questa è un po' difficile. Questa si chiama la Domenica del Buon Pastore. Chi è il Buon Pastore, secondo voi? Gesù. Oh, bravi! Il Buon Pastore è Gesù. Qui oggi ci parla, vedete, di un recinto dove ci stanno delle pecore, dove c'è un guardiano buono che le fa pascolare, però ogni tanto dice che c'è qualcuno che entra dentro sto recinto non dalla porta che è Gesù, ma da un'altra parte. E chi sono questi? Come li chiama Gesù? Ladri, briganti. Sapete qua c'erano i briganti? I briganti non erano briganti, Barabba era un brigante. Sapete chi era Barabba, no? Quando chiesero a Gesù, chi volete Gesù o Barabba? Dice il Vangelo, Barabba era un brigante. Ma voi lo sapete, chi sono i briganti? No. C'erano i ladroni a fianco a Gesù, ma Barabba non era un ladrone, era un brigante, sapete cosa significa? Era un assassino. Barabba era stato messo in galera per sommossa ed omicidio. I briganti, gente che ammazza. Quindi vuol dire che dentro il recinto delle pecore possono entrare ladri, quindi gente avida di soldi, e assassini, quindi gente che ammazza. Quelli che entrano dentro il recinto, questo lo dico anche ai grandi, non sono gente che ammazzano i corpi, è gente che ammazza le anime anziché salvarle. Allora, vediamo un po'. Voi sapete che Gesù è il buon pastore, ma ha lasciato nella chiesa, perché adesso Gesù, dopo l'ascensione, dove sta Gesù? Dopo l'ascensione, dove sta Gesù? Dove sta adesso Gesù? Bravo, sta alla destra, qualcuno l'ha visto in giro? Sì, adesso tra poco scende sull'altare, ma scende attraverso l'Eucaristia in una maniera vera ma misteriosa, no? Quindi Gesù non è che ci parla personalmente, ci dà gli insegnamenti e ci conduce, no? Adesso lui sta in cielo. E chi ha lasciato a fare questo? Ci sono dei pastori nella Chiesa che rappresentano il buon pastore? Ci sono dei pastori, secondo voi? Visibili, umani, che devono rappresentare il buon pastore? Sì o no? E chi sono? Oh, dai, I sacerdoti! I sacerdoti sono quelli nel grado più basso. Il pastore con la P maiuscola chi è? Oh, il Papa è il boss. Sapete che Papa significa? Pastor pastorum. Oppure Pontifex pontificum. Vabbè, adesso non parliamo di queste cose, i titoli papali, no? Ma il Papa è un Papa perché prima di essere Papa era sacerdote, ma più grande di un sacerdote chi c'è? Oh, mi fate una brutta figura, è il Vescovo che sta, oh! A casa viene il Vescovo qua, mi sbatte al muro se sapete chi è il Vescovo, eh? Io sto qui perché mi ci ha mandato il Vescovo, mica sono venuto da solo qui, eh? Il Vescovo un giorno mi ha chiamato, mi ha detto, Don Leonardo, tu andrai a fare il parroco a Sermoneta, accetti? Io ho detto, certo, eccellenza, e sono venuto qui. Perché il vescovo è superiore in grado alla pienezza del sacerdozio. Allora, anche i grandi, sapete quali sono i poteri di un pastore? Il pastore ha ricevuto da Gesù i suoi stessi poteri, che sono poteri grandi, sono tre. Il primo è quello di santificarvi. E come fa un pastore a santificarvi? Attraverso delle cose che si chiamano i sacramenti. Io battezzo, se venite a confessarvi vi assolvo, giusto? Celebro la messa, do l'olio santo ai malati, celebro i matrimoni, i funerali, ok? Ok, quando io faccio queste cose, così capiamo su, funzionano sempre, cioè se io fossi un sacerdote non tanto bravo, no? E battezzo, secondo voi quel ragazzino viene battezzato bene lo stesso oppure non tanto bene se io non sono un bravo sacerdote? Voi dite non tanto bene. Siete tutti d'accordo? Viene battezzato bene, anche se io non fossi tanto bravo. Immaginate che se tu devi andare a pensare
ma ha battezzato un sacerdote che potrebbe essere non tanto bravo. Mo sarà valido o non sarà valido sto battesimo? Beh, immagino che pure sono andato a confessarmi e se il sacerdote il giorno prima ha fatto più peccati di me, mi avrà assolto oppure no. Allora, questo è un errore, bambini. Allora, il potere sacramentale funziona sempre. Ok? Buon pastore o cattivo pastore? Sant'Agostino diceva, se Pietro battezza, è Cristo che battezza. Se Paolo battezza, è Cristo che battezza. Se Giuda battezza, è Cristo che battezza. E se Giuda celebra la messa, il corpo di Cristo scende sull'altare, il sacrificio viene rinnovato e vi fate la comunione. Ok? Quindi il fatto che non sia un buon pastore non tocca questo che è il potere principale dei sacerdoti, che è il potere di santificare. Ora però ce ne stanno altri due. E qui questi non funzionano in automatico ed è per questo che Gesù ammonisce, perché qui possono arrivare i ladri e gli assassini. Allora, cosa fanno le autorità ecclesiastiche? Hanno altri due poteri da Gesù, perché Gesù è anche l'autorità suprema, è il capo, giusto? Quindi hanno il potere di governare. Volgarmente si dice di comandare. E se viene un cattivo parroco qui e comincia a... Immaginiamo viene uno che mette sotto sopra tutta tanta la cattedrale, comincia a fare delle cose orribili senza autorizzazione. Dice, io sono il parroco e mi lascia una cattedrale che fa venire volta a stomaco. Potrebbe, io comando qua. Guardate che non potete fermarlo, adesso ci stanno le leggi, se uno chiama la sovrintendenza si può fare, ma purtroppo se fa delle cose sconsiderate non si può fermare perché c'è l'autorità. Questo vale per tutti. Ora, capite, no? Se non fosse un buon pastore, l'autorità che esercita potrebbe essere fare delle scelte non troppo. È possibile questo? Può accadere questo? Sì o no? Sì o no? Secondo me sì, Secondo me sì. E poi c'è un'altra cosa che fanno i pastori. Hanno il mandato di annunciare il Vangelo, cioè di insegnare. Domande. Le prediche che voi sentite sono tutte uguali? Sì o no? Rispondo, guarda la verità, non c'è sta il processo, non è che c'è sta la condanna. Sono tutte uguali? Non devi dire la verità. Ma dipende dal Vangelo, ma dipende forse anche da chi la fa la predica. Dal contenuto, no? Quindi, giusto? E come mai le prediche? Dice, ma quello è prete? Come mai la predica di quel prete non è bella come quella dell'altro prete? È prete? Giusto? Quindi l'esperienza ce lo insegna, no? Se non è uguale, che significa? Significa che la qualità della predica dipende dal sacerdote. Nell'omelia precedente, che tra poco sarà online, io ho letto esattamente un'enciclica di Pio XI, dove lui diceva, state attenti che su questo argomento, questo è quello che insegna la Chiesa, se voi doveste sentire un prete che si impazzisce e vi dice il contrario, non dovete seguirlo, per nessun motivo. Perché se un prete si impazzisce, d'accordo, per esempio vi dice, se non venite a messa la domenica, non vi preoccupate che, che il nostro Signore vi capisce. C'è problema. State tranquilli. Decidete voi. E poi torno la domenica dopo, mi faccio la comunione. Ma certo, tanto il Signore te capisce. Non ti preoccupare. Se voi ascoltate questi insegnamenti, sapete che succede? Sapete che succede? Che uccidete la vostra anima. E chi ha dato questi insegnamenti? Beh, capite perché lo chiamo un brigante? È un assassino. Anche se sembra buono, dice, oh, che bravo sto prete, oh, ma ha detto che se non vado la domenica a messa non succede niente, Ale che bello, così, quando me va ce vado, e quando non me va non ci vado, tanto il prete ha detto non succede niente. Guardate che purtroppo, a quello che mi raccontano, poi non lo so se è vero, ma a me mi contatta tanta gente, pare che qualcuno che dice queste cose si sta in giro. Allora, se incontro un pastore che... Io sento che dice una cosa, dice, ma sta cosa mi sembra un po' strana, ma a me non mi sembra che questo è quello che ho imparato a catechismo o quello che ha sempre insegnato la Chiesa. Ma vi è mai successo di sentire qualcosa del genere? Mai? In tutta la vita? Oh, qua a Sermone siete stati fortunati.
Beati voi, faccio conoscere tutti quelli che mi contattano, mi raccontano da tutti i colori. Allora, se succedesse una cosa di questo genere, purtroppo può succedere, bisogna fare attenzione. Gesù dice, attenzione, le mie pecore non li hanno seguiti. Leggete il Vangelo di oggi. Li hanno riconosciuti e hanno detto, no, io ti rispetto. Se tu sei un prete, un vescovo e ti venero, però in questa cosa che mi dici non ti posso ascoltare. Io ti rispetto se sei un sacerdote e un vescovo, ma questa scelta di governo che tu hai fatto non mi sembra tanto opportuna, d'accordo? Lo posso dire, poi ti rispetto lo stesso. Quindi dobbiamo capire queste cose. Quindi Gesù vuole che noi abbiamo una grande venerazione per tutti i pastori in quanto tali, perché i poteri che il Signore gli ha dato sono grandi. Però ricordate sempre, uno funziona sempre e a prescindere. Quindi state tranquilli che i sacramenti funzionano. Sugli altri funzionano a seconda di come è. Se il sacerdote sta entrando nel recinto per la porta, che significa? Che cerca di ascoltare Gesù, cerca di imitarlo, cerca di averlo a modello dei suoi insegnamenti, si forma, si prepara. Ma se svicola, hai visto chi è il ladro? Quello. Che cosa gli piace ai ladri? I soldi. Purtroppo nel corso della storia, spero che qui non sia mai successo, ci sono stati pastori a cui piacevano i soldi. C'è un peccato grave per i sacerdoti che si chiama la simonia, che è la vendita dei sacramenti, un peccato non mortale, di più, farsi pagare per amministrare i sacramenti. Le cose sacre non si pagano, per nessun motivo. Sono successe nel corso della storia queste cose, no? Questi sono i ladri, poi ci sono i briganti, gli assassini. Quindi i ladri sono quelli che usano della loro autorità non per il bene, ma perché vogliono arricchirsi. Purtroppo è successo. Sono cose tristi, speriamo che non succedano mai, ma possono succedere. E ci sono quelli che anziché dare gli insegnamenti di Gesù, danno gli insegnamenti propri, e quindi anziché concorrere alla salvezza delle anime, le portano all'inferno. Io queste cose ve le devo dire. E dobbiamo stare attenti, non dobbiamo pensare, ma siccome l'ha fatto il prete o l'ha detto il prete, questo è... No, ve lo dico io che succede, se lo faccio io dovete venirmi a dire, Don Leonardo, quella cosa che hai detto nella predica è il contrario di quello che sta scritto nel catechismo. Io vi sfido a trovarne una, soltanto, però se dovesse succedere dovete farlo. E se faccio qualche cosa che non va bene da un punto di vista di governo della comunità o di amministrazione della parrocchia, poi tranquillamente venire a dire, Don Leonardo, io non sono d'accordo, ti rispetto come parroco e come sacerdote, però non sono d'accordo. Perché potrebbe succedere che uno si sbaglia. Se si sbaglia in buona fede non c'è problema. Il problema è quando uno sta ok. Quindi preghiamo sempre, amici cari, perché il Signore ci doni buoni pastori, perché se non vi stupite di queste cose. Io concludo. Vi faccio una domanda. I medici sono tutti uguali? No. Se vi viene, Dio non voglia, non fate gesti apotropaici, speriamo che non venga nessuno, no? Ma se vi viene un tumore, io gli dico, senti, vai dal primo che trovi, va bene? Generalmente uno si informa, dice, chi è un oncologo bravo? Per esempio, quando uno sceglie il confessore o il padre spirituale, non è bene che vada dal primo che capita, perché potrebbe non essere una persona brava nel fare la direzione spirituale. Quello non dipende dal fatto che è prete, dipende da come si è formato, dipende se è una persona che tende alla santità e quindi vuole guidare alla santità, quindi non si va dal primo che uno trova, giusto? Gli avvocati, i miei ex colleghi, sono tutti uguali? Ci stanno quelli bravi e ci stanno quelli meno bravi. I vostri professori e maestri sono tutti uguali? C'è qualcuno che è più bravo e meno bravo o sono tutti uguali? Oh, vedi che bravo che è Gabriele. Gabriele dice che sono tutti quanti, ma c'è qualcuno che... Io ho avuto dei professori, dei maestri indimenticabili, che erano bravissimi, c'erano proprio il dono dell'insegnamento. Altri un po' meno, d'accordo? Quindi non è da preoccuparsi. L'unica cosa che ricordiamo è che i sacerdoti rimangono sempre sacerdoti quando compiono le funzioni sacramentali, perché in quelle circostanze non sono loro ad agire, ma è Gesù che agisce in loro. Quando io vi assolvo, non dico... Gesù ti assolve. Cosa dico?
Dico, io ti assolvo, ma secondo voi lo assolve Don Leonardo? Perché dico io? Perché in quel momento è Gesù che parla attraverso di me, anche se voi non lo vedete. Perché tra poco dico, questo è il mio corpo? Mica penserete che mangiate il corpo di Don Leonardo, no? Quando fate la comunione. Cioè, ma dico, questo è il mio corpo, perché è Gesù che parla in me. Dico, io ti battezzo, io non ho potere di rimettere nessun peccato originale, perché è Gesù che parla in me, eccetera, eccetera, no? Però sulle altre cose, vigilanza, perché quelle cose dipendono da come un sacerdote passa attraverso Cristo. E se è passato bene, sarà un grande pastore, se lo seguite andrà tutti in paradiso. E se è passato male, tocca stare attenti, perché un cieco che guida un altro cieco, diceva Pio XI, sapete che succede? Che vanno tutti e due dentro al fosso. Quando Padre Pio gli veniva a raccontare che qualche sacerdote gli aveva detto qualche cosa stramba, diceva, va da lui e digli due cose, che tu vai all'inferno e lui va all'inferno prima di te, per quello che ti ha detto. Poi salutamelo, eh. Così si prepariamo al pellegrinaggio della settimana prossima. Siamo lodati Gesù e Maria.